questo spazio è dedicato alle donne. Abbiamo pensato di parlare in modo particolare del make-up, visto che in questi mesi di pandemia, di emergenza sanitaria, siamo stati costretti, ancora oggi indossiamo appunto le mascherine. Quindi le donne hanno dovuto anche un po' stravolgere le abitudini del make-up, del trucco, e visto che adesso si ritorna a festeggiare, a fare cerimonie, dai matrimoni alle comunioni, alle cerimonie in genere. Quindi andiamo a parlare con la nostra esperta, una make-up artist, che ci darà quei consigli utili per un trucco che va a valorizzare in modo particolare gli occhi, che sono scoperti fortunatamente, e farlo durare anche nell'arco della giornata. Do il benvenuto dunque a Linda Penta, Makeup Artist. Linda, buongiorno. Buongiorno a tutti, Emiliana. Allora, Linda, vedo alle tue spalle tutto l'occorrente per il make-up. Certo. In modo particolare oggi parliamo con te del make-up per le cerimonie, no? Perché Sì. possiamo ritornare ad essere partecipi di cerimonie, però ancora per il momento dobbiamo indossare la mascherina. Allora, sicuramente l'uso della mascherina diciamo, ha influito, ha avuto un impatto importante nel mondo del make-up, in quanto indossando la mascherina ovviamente la bocca e gli zigomi sono coperti, quindi la parte alta del viso rimane scoperta e quindi va valorizzato lo sguardo. Come prima cosa andremo a colorare con una matita o con un mascara l'arcata sopraccigliare, senza stravolgerne la forma. Successivamente sceglieremo delle nuance super colorate, glitterate, per andare a colorare la parte flammabile. Poi utilizzeremo un delineatrice o dell'eyeliner e sicuramente andremo poi a dare importanza alle ciglia con un mascara volumizzante, allungante e waterproof. Per quanto riguarda lo sguardo, ovviamente bisogna sempre tenere presente anche il colore degli occhi e se ci troviamo di fronte a degli occhi verdi andremo ad utilizzare delle nuance del mattone, del prugna, del rosa, del borgogna. Di fronte a degli occhi azzurri andremo a prediligere le tonalità dell'arancio, dell'oro, del bronzo. Invece se ci troviamo di fronte a degli occhi scuri utilizzeremo dei colori vivaci, magari aggiungendo del nero per dare profondità allo sguardo. Questo per quanto riguarda, diciamo, gli occhi. Ovviamente per le cerimonie, se parliamo di trucco sposa, lì la parola d'ordine è personalizzare sempre, al di là delle tendenze, al di là della stagione, perché ovviamente va fatto un trucco con una base luminosa, sicuramente. La sposa dovrà fare una skincare routine nei mesi precedenti, questo per fare in modo poi di non eccedere con l'utilizzo del fondotinta e del correttore. Quindi diciamo che bisogna tenere presente il mood della cerimonia, il vestito, ma soprattutto chi lo indossa. Certo, Linda, per far durare il trucco, il make-up, ci sono anche dei piccoli segreti, no? Prima di usare il nostro ombretto, i fondotinti, le matite, l'eyeliner, quello che si usa, c'è qualche segreto, è vero? Sì. Allora, prima di tutto, come dicevo, c'è una cura da fare prima di idratazione al viso e questo è il primo step per avere un trucco duraturo. Successivamente, sicuramente andremo ad applicare un primer su tutto il viso. Prima di applicare un fondotinta, metteremo un velo di cipria e subito dopo il fondotinta applicheremo di nuovo un velo di cipria. In questo periodo consiglio di usare dei trucchi waterproof, quindi dei prodotti indelebili, di utilizzare dei fondotinta privi di oli, che quindi non transfer, soprattutto se ci troviamo in cerimonia e quindi con l'utilizzo appunto della mascherina è preferibile utilizzare fondotinta non transfer o addirittura, se possibile, farne a meno, utilizzare delle BB cream, quindi non appesantire mai il viso.
Linda, per valorizzare sempre di più lo sguardo, si sente molto parlare, no? Del punto luce agli occhi. Allora, il punto luce, vabbè, parliamo un po' in generale anche proprio del trucco strobing. Che cosa accade? Che l'utilizzo dell'illuminante è importantissimo, però bisogna sempre fare attenzione quando si usa questo prodotto. Possiamo valorizzare lo sguardo e creare dei punti luce sicuramente nell'angolo interno dell'occhio. Possiamo applicare l'illuminante sui zigomi e sull'arco di Cupido alle labbra per renderle otticamente più grandi. Per quanto riguarda le pelli mature e quindi un po' più segnate, bisogna fare attenzione all'utilizzo dell'illuminante, in quanto potrebbe accentuare ancora di più quelli che sono i segni del tempo, quelle che sono le rughe. Certo. Linda, visto che ormai siamo abituati, ci stiamo abituando, per meglio dire, ad andare al mare, ad essere esposti al sole, per un trucco un po' più leggero, no? Io sono abituata durante l'estate, no, metto la mia crema idratante, però mi trucco poco, molto di meno quando non lavoro. I consigli, ecco, comunque per proteggere la pelle, avere un trucco leggerissimo, essenziale, ma che comunque faccia effetto. Dobbiamo puntare su ciglia, contorno occhi, su cosa? Allora, sicuramente una base ci vuole, cioè applicare sempre un fondotinta, una protezione solare colorata, ecco, una sorta di BB cream con protezione che va dai 15 ai 30. Questo per far sì, cioè, questo per prevenire la formazione di macchie cutanee. Poi il mio consiglio, ripeto, è quello di utilizzare un illuminante sugli occhi, un ombretto color bronzo, le labbra possibilmente quanto più naturali possibili, quindi con delle tinte che vanno sul nude, sul rosa, utilizzare tinte comunque dalla texture sottile e dal colore opaco, appunto proprio per far durare di più il rossetto sulle labbra. Un'altra parola magica è peeling. Sì, il peeling è un passaggio essenziale perché in realtà va ad esfoliare la pelle e quindi a diciamo, incentivare la riproduzione delle cellule. Quindi per un viso luminoso, per una pelle elasticizzata, idratata, è bene farlo una volta a settimana. Lo possono fare tutti. L'unica attenzione va fatta, diciamo, sulle peli sensibili, perché lì a quel punto io consiglio di farlo ogni 10-15 giorni, questo per non irritare ulteriormente la pelle. Però il peeling è un passaggio essenziale sia per il viso che per il corpo. Linda, presso il tuo centro estetico, voi offrite anche delle vere e proprie consulenze, no? Di make-up, al di là per le spose, per il trucco spose, per fornire proprio quei consigli importanti, no? Per tenere comunque in benessere la nostra pelle, capire quali sono i nostri colori, perché poi ognuno di noi ha il proprio colore da utilizzare e si consiglia ovviamente una detersione quotidiana, spesso non si fa, cioè non ci strucchiamo. Allora, la detersione va fatta sia la mattina, prima del make-up, quindi detergere sempre il viso o con latte detergente o con acqua micellare. Se si utilizza latte detergente, applicare subito dopo del tonico, un contorno occhi e una crema specifica. E va fatto sempre. La sera è importantissimo struccarsi, in quanto durante il giorno siamo sottoposti a stress, a smog, e quindi è importante detergere il viso. Questo per avere un aspetto sano, luminoso,
come dicevo prima, una pelle idratata. Sicuramente prima di un make-up è importante fare dei trattamenti, ma questo in generale bisogna curare la pelle sia a livello proprio di creme, anche appunto bevendo acqua, perché dall'interno idratiamo con l'apporto di acqua, dall'esterno idratiamo con l'applicazione di creme, quindi è importantissimo questo passaggio, a prescindere, voglio dire, dal make-up stesso, è importantissimo perché ci dona proprio un aspetto sano in generale, e quindi a quel punto basta pochissimo make-up per avere, diciamo, un aspetto radioso. Per quanto riguarda i colori, sicuramente quando le clienti vengono nel nostro istituto consigliamo i prodotti da utilizzare, le texture più adatte al tipo di pelle, le nuance più adatte al tipo di incarnato, al colore degli occhi, ma anche in base alla personalità. Certo. Linda, io ti ringrazio per questo collegamento e soprattutto per i consigli che ci hai dato, quindi puntiamo molto sullo sguardo, almeno fino a quando siamo costretti a indossare la mascherina. Certo, anche perché quest'anno comunque è importante dare spazio ai colori, perché c'è voglia di libertà, voglia di fantasia, di creatività, quindi spazio ai colori, rievochiamo un attimino quelli che sono i mitici anni 60. Certo, è vero. Allora Linda, peeling settimanale, detersione mattina e sera, crema idratante, quindi idratiamo molto la nostra pelle, non solo del viso ma dell'intero corpo, e il trucco, divertiamoci con il trucco, con il colore per valorizzare lo sguardo. Va benissimo. Linda, sei stata gentilissima, grazie. Grazie a voi. Grazie, ritorna ai tuoi clienti presso il centro estetica da Tripalda. Un abbraccio forte, Linda, alla prossima. Ciao.